grazie davvero anche per questa magnifica occasione in termini anche istituzionali italiani di rimarcare l'importanza del volontariato nel quotidiano, ma poi anche nell'emergenza, e sicuramente lo porteremo anche attraverso un'azione a livello internazionale, perché siamo aderenti a una rete. Noi siamo 951 associazioni in Italia, ognuno con la sua storia, ma uniti in questa rete, e siamo parte di una rete Samaritan International che vede esperienze come la nostra anche in tutto il contesto europeo, dell'est europeo in particolare. Lì ci stiamo lavorando perché, come si diceva, l'ambito di volontariato in quei territori è meno presente come elemento di vita e di coesione sociale, e quindi davvero su questo bisogna lanciare per azioni che servano su tanti livelli, proprio per chiarire le modalità con cui le istituzioni possono voglio lavorare. Io appunto, come mestiere tra virgolette, cerco di evitare la possibilità che ci siano contaminazioni, infezioni. Invece da presidente di ANPAS facilito la contaminazione, la condivisione, e non a caso qui siamo con tante sigle, con tante attività, in particolare insieme a Francesco Rocca, agli amici della Confederazione delle Misericordie, quindi agli amici di Croce Rossa, e siamo sempre davvero insieme sul territorio, qualche sportellata a volte, ma più in un aspetto di sportività, di voler fare sempre al meglio, ma davvero mi sento più con Francesco e Corsinovi che non magari con il territorio, perché c'è davvero da fare un'azione comune, e sui territori davvero c'è questa voglia di fare insieme le cose. Quindi davvero io credo la pandemia, ce lo siamo detti, ha ridato fiato, perché di fatto magari il volontariato nostro, sociosanitario, nell'emergenza, la protezione civile, si era un po' istituzionalizzato nelle attività operative, e invece abbiamo dovuto fare come i nostri nonni, perché anche noi abbiamo una storia ultracentenaria, no? Società operaie di mutuo soccorso, corporazioni, che quando mancava il welfare si autogestivano quello che oggi lo Stato dà. E quindi anche noi abbiamo reinventato, e quindi è stata una scossa, un aspetto diciamo positivo in questa grande tristezza, perché io credo che il volontariato sia elemento di palestra di vita per i giovani, per vivere insieme, per condividere, per litigare, ma per stare insieme, per fare un servizio alla propria comunità, e quindi elemento determinante, e lo vediamo proprio come momento propositivo di nuovi servizi che ora ci sono su ambiti, e dobbiamo farne anche diciamo nuovi altri. Credo che questo sia l'elemento, perché il volontariato è anche diciamo l'ispiratore di spin-off nel terzo settore, in servizi più strutturati, però ne rimane l'iniziatore e anche quello che contiene aspetti etici e di rilevanza. Quindi davvero questo aspetto di una solidarietà, che è il modo per uscire, perché lo si è detto, lo dicono tutti, ma è così, si esce solo tutti insieme tra virgolette da questa pandemia, in un'ottica appunto di contaminazione, di voglia di esserci, di rimboccarsi le maniche e farlo insieme. Quindi davvero ci vuole questo, e come hanno preceduto Rocca e gli altri prima, una necessità di conoscenza da parte delle istituzioni, delle modalità e delle opportunità di riferirsi al volontariato per una serie di attività, di servizi, sempre che devono essere coordinati con le istituzioni. Noi ci siamo, e grazie davvero di questa opportunità, lanciamola insieme. Grazie ancora. Grazie Fabrizio Pregliasco.